Buon pomeriggio da Nico Forletta dal Sachsenring. Come diceva Paolo Zauli da studio, Gran Premio di Germania, il nono della stagione, siamo al giro di boa, meteo beffardo, perché verso le 13.30, quindi meno di mezz'ora fa, è iniziata a scendere una leggera pioggerellina sulla pista e è stata dichiarata bagnata la gara. Il fatto è che poi un quarto d'ora fa ha cessato di piovere e la pista si sta asciugando, quindi partiranno tutti quanti con le gomme rain, le gomme da bagnato, ma già sono pronte ai box sulla pit lane le moto che montano le slick, le gomme da asciutto, quindi un secondo gran premio cosiddetto mezzo mezzo dopo quello di Assen in Olanda. Con noi in cabina per commentare questa gara Enrico Borghi di Motosprint. Ciao a tutti, ciao. Ricordiamo lo schieramento di partenza: Marquez partirà per la settima volta in pole position davanti a Pedrosa e al padrone di casa Bradel, in seconda fila Aleix Espargaró, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, in terza Iannone, Paul Espargaró e Bradley Smith. Intanto continua il giro di riscaldamento, 89.401 gli spettatori di questa domenica di gare qui in Germania. In quarta fila Bautista, Andrea Dovizioso e Nicky Hayden. Se Valentino Rossi centra il podio oggi, taglia un traguardo storico, ovvero sia sarà il primo nella storia del motomondiale a mettere insieme 4.000 punti nella classe maggiore. Intanto nella curva 12, che è la penultima curva, la curva 12 è tutta bagnata, le moto al termine del giro di riscaldamento stanno rientrando tutte quante in pit lane tranne Stefan Bradl, quindi partiranno tutti quanti dalla pit lane tranne Bradl, che aveva montato le slick prima del giro di schieramento, quindi Bradl partirà da solo seguito poi da tutte le open. Vediamo davanti a noi Bradl ha 1, 2, 3, 4 file vuote, non ci sono neanche Marquez e Pedrosa in prima e seconda posizione. Veramente una partenza sui generis, mai vista una cosa del genere. Siamo al semaforo rosso che si spegne, Bradl parte da solo, poi ci sono 8 piloti open e il gruppone partirà dalla pit lane. Enrico Borghi, una cosa mai vista, Bradl avrà almeno una trentina di secondi di vantaggio a questo punto. Una cosa incredibile, la sua Germania gli porta bene, perché un vantaggio così non l'avrebbe mai potuto sognare, perché non solo i top rider sono dietro, ma dovranno poi superare una serie di piloti tutti in sella alla Open, che sono comunque partiti alle spalle di Bradl. E prima di superarli dovranno andare a riprenderli, 30 giri, c'è poco più di 110 chilometri al termine di questo Gran Premio che si è aperto con questo clamoroso colpo di scena, una grandissima furbata di Stefan Bradl. Assolutamente. Chiusura del secondo giro, passa Bradl sotto la nostra postazione, seguito da Danilo Petrucci a 2 secondi e 6, poi Laverty, Abram, Aoyama, Edwards, quindi sono in 2, 4, 5 a seguire Bradl. Marquez ha accorciato, adesso sono 5 secondi e 6, 2 secondi e mezzo rosicchiato in appena un giro, incredibile Marquez rispetto e Marquez tra l'altro ha scavalcato Di Meglio e Barberà, mentre Pedrosa è a un secondo da Marquez, quindi Marquez degli altri è quello che va più veloce. Allora noi ci fermiamo qui, a presto per raccontare questo Gran Premio davvero strano, stranissimo. Pazzesca la rimonta di Marc Marquez, che all'inizio del sesto giro si è piazzato in testa, in 6 giri ha recuperato a Bradl 8 secondi, e così come lui anche il compagno di squadra Pedrosa ha scavalcato Bradl, quindi 3 Honda davanti a tutti, le 2 HRC di Marquez e Pedrosa e poi quella del team Cecchinello di Bradl, che ha sciupato un vantaggio enorme in partenza, più di 8 secondi. Poi c'è Danilo Petrucci che sta battagliando con Valentino Rossi, lo sorpassa Valentino e si piazza in quarta posizione, Rossi seguito da Petrucci e poi Lorenzo. Andiamo a calcolare il distacco da Marquez, Rossi a 3 secondi e 4, Marquez e Pedrosa stanno facendo una gara pazzesca, Enrico Borghi. E anche questo era previsto, perché sono entrambi due piloti
che si trovano benissimo su questa pista per le caratteristiche del tracciato. Marquez e Pedrosa, siamo nel corso dell'undicesimo giro, 5 secondi e 9 su Lorenzo e Valentino Rossi, che hanno preso e superato Stefan Bradl, così come Andrea Iannone. Iannone in quinta posizione a 8 secondi da Marquez. C'è da dire che Lorenzo, dopo aver sorpassato Valentino, ha scavalcato agevolmente Stefan Bradl, che ha fatto un po' da tappo a Valentino, e ora Rossi ha un secondo e mezzo di distacco dal podio, dall'ultimo gradino del podio, occupato per ora dal compagno di squadra Lorenzo. Valentino in questo momento è in difficoltà e speriamo che inventi qualcosa. Forse sta aspettando di acquisire più confidenza con le gomme o con la sua moto, ma deve inventare qualcosa, perché i due della Honda sono implacabili e Lorenzo comunque in questo momento sta girando molto forte. Marquez approccia la curva 13, l'ultima, inizia la salita che lo porterà sul traguardo. Eccolo qui, Marquez taglia il traguardo, nona vittoria su 9 Gran Premi in stagione, secondo Pedrosa, e attendiamo Jorge Lorenzo, che andrà a occupare il gradino più basso del podio. Eccolo qui, terzo spagnolo, Filotto, Lorenzo sul podio, attendiamo Valentino Rossi, che dovrebbe essere staccato da Lorenzo di un circa 8-9 secondi. Eccolo qua Valentino in quarta posizione, e adesso taglia il traguardo anche Andrea Iannone, quinto al miglior risultato in carriera, sesto Aleix Espargaró, e attendiamo, prima di darvi la linea, Paul Espargaró, seguito da Andrea Dovizioso Bautista, che ha scavalcato Crutchlow proprio all'ultimo giro in classifica. Mar Marquez, neanche a dirlo, 9 Gran Premi, 225 punti, ha fatto il pieno, aumenta il vantaggio su Pedrosa, che è secondo a 148, Pedrosa adesso ha 4 punti in più di Valentino Rossi, che è comunque in terza posizione nella classifica mondiale. Marquez festeggia con i mortaretti lungo la pista. Noi ringraziamo Enrico Borghi. Grazie a voi, ciao a tutti. Per aver commentato per l'ennesima volta, la nona in stagione, un trionfo di Mar Marquez. Non abbiamo più parole e allora ricediamo la linea agli studi di Roma.